Ragazzi, sono contentissimo che l'episodio precedente, la parte 1, vi sia piaciuta così tanto. È arrivato, se non sbaglio, a superare i 180 mi piace ed è per questo che vi porto la seconda parte, come vi avevo promesso. Arriviamo a 150 mi piace come l'altra volta, quindi non alzo l'asticella per ora. Per avere un terzo episodio, sarete proprio voi a consigliarmi su cosa fare il prossimo video lore, commentando qua sotto. Fatemi sapere e buona visione! Questo che stiamo vedendo ora è il logo, o meglio l'emblema dei Titani, proprio per onorare i quattro ordini e i sei fronti. Dopo la vittoria la città fu completata, le mura erano solide e l'umanità si preparava a respingere le orde dell'oscurità dal sistema solare. Qualche tempo dopo però una minaccia tornò sulla Terra, molto ma molto vicino alla torre, e qui credo che iniziamo ad avvicinarci molto all'oggetto nucleo della prossima espansione, ovvero dei prossimi eventi della Battaglia del Crepuscolo. La Battaglia del Crepuscolo fu una delle più grandi e distruttive battaglie affrontate dalla torre. Il Khal Drae, famoso per essere un gran manipolatore, riuscì a reclutare per questo conflitto i casati caduti dell'inverno e dei diavoli e anche dei lupi, ma questi lupi non parteciparono alla battaglia per i motivi già elencati nella lore. Sferrarono un attacco simultaneo alle mura della città. L'obiettivo era catturare il viaggiatore, o meglio la grande macchina, capace di donare scorte limitate di etere, ovvero il loro cibo, ai caduti e garantire così la loro sopravvivenza. La breccia del crepuscolo non altro che un vero e proprio buco nelle mura della città, attraverso la quale i caduti riuscirono ad entrare e a portare avanti un'avanzata verso la città. Ovviamente l'avanguardia rispose e fu Lord Saladin stesso a guidare l'offensiva contro questi caduti invasori insieme ai suoi studenti Shax e Zavala. L'avanguardia aveva costruito il famoso Signore del Tuono, che per l'occasione fece piazza pulita uccidendo svariati caduti grazie alla sua potenza devastante e alla sua straordinaria velocità di fuoco. Lord Shax guidò poi l'ultimo contrattacco facendo scappare gli ultimi nemici. La vittoria della torre fu agevolata anche dal fatto che il casato dei lupi, chiamato dal Khal Drae, non riuscì ad arrivare sulla terra per aiutare i loro fratelli in guerra. Il casato dei lupi venne fermato proprio da Marasov e dalla sua armata insonne, impedendo così il loro arrivo sulla terra, e probabilmente ciò evitò una sonora sconfitta per la torre, data la potenza capacità bellica ingente a disposizione dei lupi. Al giorno d'oggi, con questa nuova espansione, quindi, come potete vedere, il protagonista è sempre Lord Saladin, seguito dai suoi lupi, che potrebbero essere appunto i lupi del ferro. Sembra che sia pronto a fronteggiare ancora una volta i temibili caduti. Il Khal Drae potrebbe essere ancora là fuori, perché la sua esistenza viene menzionata da Petra in una missione del DLC Il Casato dei Lupi, e le leggende narrano che sia proprio il Khal più potente di tutti, sicuramente meno rumoroso ma il più spietato. Questo Khal Drae è un personaggio molto misterioso, responsabile del primo attacco alla torre, ed è capace di manipolare con facilità gli altri casati rivali. In conclusione, la nostra teoria è questa: il Khal Drae ora è l'unico Khal in vita, mentre gli insonni sono stati decimati da Oryx. Il Khal Drae potrebbe riunire i vari casati, compreso quello dei lupi, e ritentare un attacco alla città ormai senza alleati, senza l'aiuto dell'Atollo. L'avanguardia si troverebbe a contrastare un nemico troppo potente, quindi ecco che il Lord Saladin scende in campo ancora una volta a guidare l'avanguardia contro un vecchio e nuovo nemico. Ed è proprio qua che arriviamo al nucleo di questa lore, ovvero il Gjallarhorn. Con il re dei corrotti tornerà anche il Gjallarhorn, che è un'arma che fu costruita da Feysel Crux, un armaiolo fondatore della Crux Lomar, che ha dato luce anche al soffio del drago, la verità, e ovviamente anche il Gjallarhorn. Quest'ultima è stata forgiata con l'armatura dei guardiani caduti durante la battaglia del crepuscolo, per commemorarli, facendo in modo che possano vivere oltre la morte. Detto ciò, questo video lore, il secondo nel mio canale, si conclude qua. Io vi invito a lasciare un pollice in alzato, un parere qua sotto. Vi ricordo che a 150 mi piace uscirà il terzo episodio. Spero che questa nuova serie vi piaccia. Io vi saluto, qua è Morti, bella per tutti, buona caccia guardiani.